1 Darkness, 2 Decent Boss, 3 Diamantina Sun SN, 4 Dolly Jet, 5 Deborah Grad, 6 Delmonica Firm, 7 Damita di Venere. In seconda fila 8 Dancing Firm, 9 Dirty Dancing, 10 Davidia, 11 Dancing Queen Font, 12 Dune Mission SM. E siamo alla terza corsa, che è anche la seconda batteria del trofeo La più bella del regno, la favorita in pista femmine di 4 anni. Sulla breve distanza perdono l'ala i cavalli più all'esterno della prima fila, partono bene i primi 4 con Decent Boss, che però si numero 2 è squalificato, viene squalificato, ed è Diamantina numero SM 11 squalificato, che va al comando, mentre sbaglia anche Dancing Queen Fonte, viene a sua volta squalificata. Di galoppo non riesce a togliersi di mezzo, adesso ci riesce Decent Boss, mentre Diamantina SN ha assunto il comando delle operazioni con un bel 13-6 di lancio. È filtrata bene Davide dalla seconda fila ed è in seconda posizione precedendo Darkness, mentre per linee esterne si ritrova Dolly Jet. 400 metri iniziali abbastanza tranquilli, 29-7 con 16-1 di secondo parziale, con Filippo La Rosa che ha subito preso in mano con Diamantina San. In seconda pariglia vediamo Delmonica Firm, mentre arriva sparatissima Damita di Venere, che prende tutti d'infilata, e così Maurizio Cucinotta riesce ad andare al comando all'imbocco della seconda curva. 17-1 il parziale, davvero aveva fermato un po' troppo Filippo La Rosa, e Maurizio Cucinotta con un blitz improvviso all'esterno di tutti è riuscito a sfilare al comando. Adesso 14-8 con primi 800 metri, 1-17 ha preso il largo Damita di Venere ed ha un vantaggio davvero notevole nei confronti degli avversari. Peraltro dopo un primo chilometro anche abbastanza tranquillo, 1-16-4, prova adesso a farsi sotto Dolly Jet ed a capitanare gli inseguitori, ma è ancora molto ampio il vantaggio di Damita di Venere, che Maurizio Cucinotta continua a comandare. Ci avviciniamo alle fasi conclusive con Damita di Venere che continua ad avere un vantaggio abbastanza cospicuo, anche se dà qualche piccolo cenno di stanchezza. 15 e mezzo, l'ultimo numero 8 parziale, retta d'arrivo con Damita di Venere che continua a guidare. Al suo inseguimento ci provano il numero 1 e il numero 4, ma è Damita di Venere, Maurizio Cucinotta, la sua prima vittoria in carriera per il più grande appassionato dell'ippica siciliana. Non possiamo che gioire di questa vittoria strameritata di Damita di Venere, ripeto, prima vittoria in carriera per Maurizio Cucinotta, la si attendeva da anni questa vittoria perché era strameritata e finalmente è arrivata. Bravo Maurizio, che dà le braccia al cielo. Secondo posto per Darkness nei confronti di Dolly Jet, favoriti tutti al tappeto, e grande vittoria in 1-16-1 di Damita di Venere con Maurizio Cucinotta, che ha anche fatto una finezza dal punto di vista tattico con quel blitz sul 17 della battistrada per aggirare il gruppo ed andare in fuga. Ancora complimenti e congratulazioni a Maurizio Cucinotta e alla sua Damita di Venere, che è allenata da Giuseppe Zanca. Insomma, oggi è la giornata di Massimo e Giuseppe Zanca, già 3 vittorie in 3 corse, e adesso anche la grandissima gioia della prima vittoria di Maurizio Cucinotta.